Ci troviamo all'interno della Clean Room MEMS, uno dei laboratori della facility della Fondazione Bruno Kessler. In questi laboratori sviluppiamo sensori micro e nano elettronici e utilizziamo le apparecchiature più all'avanguardia nel nostro settore. La facility è open e quindi realtà di ricerca e industriali locali, nazionali e internazionali possono venire presso questa facility per sviluppare i propri progetti di ricerca e di innovazione. La Clean Room MEMS, come dice il nome, è una clean room, ovvero un laboratorio dove le condizioni ambientali sono tenute particolarmente controllate per evitare che polvere che può essere presente nell'aria vada a depositarsi sui sensori che sono sviluppati al suo interno, danneggiandone le funzionalità. È quindi un laboratorio dove teniamo sotto stretto controllo parametri quali temperatura, umidità, pressione. Per garantire il massimo della pulizia al suo interno, oltre a questo controllo, le persone devono vestirsi in un modo molto particolare, indossando tute, mascherine, guanti, copricalzari, che evitano che vengano rilasciate dal corpo stesso particelle di contaminanti. Uno dei principali prodotti che vengono realizzati nelle clean room di FBK sono i sensori. Che cos'è un sensore? Un sensore è un dispositivo che permette di andare a leggere e quindi di misurare una grandezza fisica. Dove li possiamo trovare alcuni tipi di sensori? Alcuni sensori, come quelli di radiazione, vengono utilizzati in grandi esperimenti come quelli della fisica delle alte energie e quindi si trovano in grandi laboratori come il CERN di Ginevra. Altri invece hanno delle applicazioni nell'ambito spaziale, quindi sono presenti ad esempio tuttora sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ma non serve andare nello spazio per trovare dei sensori, li troviamo molto più vicini a noi. Ad esempio i nostri telefonini o smartphone trovano al loro interno alcuni sensori come i dispositivi MEMS che permettono di andare a leggere e a registrare la nostra voce oppure di essere localizzati o andare a misurare i movimenti che facciamo con il nostro smartphone. E tutto questo è possibile grazie alla miniaturizzazione permessa dalla lavorazione del silicio su scala micrometrica. Un micron è all'incirca un centesimo del diametro di un capello umano. Quindi tutto questo permette che questi sensori possano essere collocati in molte delle realtà che sono vicine a noi. Le nostre automobili, ad esempio, montano degli accelerometri fatti con tecnologia MEMS che in caso di impatto fanno scattare l'airbag. Oppure sensori di gas, anche questi fatti con tecnologia MEMS, permettono di andare a far scattare un allarme e quindi salvaguardare la nostra sicurezza in caso di presenza di un gas nocivo in concentrazioni che potrebbero essere dannose per la salute umana. Nei laboratori della Clean Room della Fondazione Bruno Kessler mi occupo di nanofabbricazione e nanotecnologia, un termine un po' generico ma che indica al suo interno tutti quei meccanismi di produzione, fabbricazione e gli stessi dispositivi con dimensioni del nanometro. Il nanometro è un sottomultiplo del metro molto piccolo. Tutti abbiamo presente il millimetro dal righello di scuola, un millesimo del millimetro è il micron, la dimensione delle cellule, dei componenti del corpo umano. Un millesimo del micron è il nanometro, quindi un milionesimo di millimetro. Realizzare strutture con queste dimensioni permette sicuramente di fare stare molti più dispositivi nello stesso spazio, per esempio, ma permette anche di interagire direttamente sui meccanismi base della fisica e dell'interazione tra varie grandezze. Questo permette di sviluppare nuove funzionalità e di sfruttare meccanismi come l'interazione luce-materia, molecole di gas solidi, eccetera. Per fare questo però abbiamo bisogno di strumenti molto grandi che producano gli strumenti adatti per andare a fare cose molto piccole. Nella fattispecie qui utilizziamo dei fasci focalizzati di ioni, cioè atomi che hanno una carica elettrica, che posso accelerare, focalizzare
e utilizzare come un mini scalpello su cui che posso scrivere tutto quello che desidero sulla superficie del campione dove voglio. I sensori in silicio che oggi avete imparato a conoscere sono presenti in tantissimi oggetti che usiamo tutti i giorni. Ma ciò che è veramente importante è che proprio grazie a questi sensori che vengono raccolte ed elaborate le informazioni che oggi costituiscono un elemento strategico nella società. Ed ecco perché questo tipo di tecnologia, i sensori in silicio, avranno senz'altro un ruolo molto importante anche nei prossimi anni. E che questi piccoli pezzettini di silicio continueranno a accompagnarci nella vita di tutti i giorni e non solo nella ricerca d'avanguardia.